Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi parliamo di innovazioni, di esperimenti e di nuovi progetti sul, diciamo, le energie alternative. Nello specifico questo progetto, che è quello di un motore generatore, perché diciamo che è nato come un generatore di energia elettrica, però si sta sviluppando e sta prendendo, diciamo, la strada anche come motore elettrico. Allora, il progetto nasce in America grazie a un padre e figlio, Fred Unstable. È un ingegnere che ha progettato tutta l'infrastruttura americana per quanto riguarda le centrali nucleari. E poi c'è Brad, che è il figlio, e lui ha contribuito a fondare il servizio di streaming Ustream, che è stato venduto nel 2016 ad IBM per 150 milioni di dollari. Perciò ragazzi, i soldi a disposizione ce li hanno, perciò possono fare investimenti, possono innovare, possono fare prove, test, ingaggiare anche esperti dall'esterno, e infatti il progetto che stanno portando avanti è un progetto che vale. E allora possiamo dire che io ho preso nota, ho fatto i compiti prima di farvi il video. E allora iniziamo. Negli ultimi 2 anni le aziende, parlando di automotive, hanno promesso dei componenti sempre migliori, sempre più efficienti, e infatti si stanno dedicando a migliorare sia le batterie che i motori. I motori, nello specifico, migliorare coppia, potenza, efficienza. Però parlando anche di motori, ovviamente parli anche degli inverter. Gli inverter sono i componenti che trasformano da corrente continua a corrente alternata, appunto per far funzionare il motore. E allora, l'azienda si chiama Linear Labs e ha inventato un motore elettrico. Questo motore elettrico che cosa fa? Non è un normale motore elettrico. Attenzione, qua dietro nelle slide vedrai qualche video ufficiale loro che appunto lo hanno presentato in America, in Europa forse ancora poco conosciuto. Linear Labs dice che ha prodotto e riuscito a creare un motore che batte tutti i motori elettrici attualmente in uso nei vari, diciamo, settori, sia auto che micromobilità, perché poi andremo a vedere anche che hanno fatto un micromotore per i monopattini, che è notevolmente più potente, più leggero, più efficiente di quelli che si utilizzano normalmente. Il progetto si chiama Unstable, perciò il cognome dei padre e figlio, Electric Turbine, abbreviato HET. La caratteristica distintiva di questo motore è che funziona, lavora a bassissimo numero di giri, sia come diciamo generatore di energia che come motore elettrico. Paragonandolo a motori con le stesse dimensioni, lo stesso peso, lo stesso volume e la stessa quantità di energia in ingresso, i loro motori producono dai 2 ai 3 volte più coppia e più energia nel caso in cui sia utilizzato come generatore, e lo fa ad alta efficienza per tutta, diciamo, la gamma di velocità. Perciò se gira veloce non perde efficienza, cosa che molti motori elettrici fanno: a basso numero di giri sono poco efficienti e ad alto numero di giri inizia a essere più efficiente, altri invece al contrario: a basso numero di giri e poi ad alto numero di giri. Questi invece, sia a basso che a medio che a alto numero di giri,
hanno sempre un'ottima efficienza. Inizia molti anni fa, quando padre e figlio si interessano al settore di produzione energia elettrica per quanto riguarda le turbine eoliche. Volevano andare a creare un generatore eolico che potesse, con bassissimi numeri di giri, poter andare ad aiutare, tutto il popolo povero, perciò creare dei generatori con basso costo e che potessero essere migliori di quelli in commercio. Hanno ad oggi registrato 25 nuovi brevetti, tutti legati appunto ai generatori e poi anche ai motori, perché da lì a trasformarlo a motore elettrico è stato un passo. E infatti lo stesso generatore che prima veniva utilizzato per generare energia elettrica è stato riconvertito a farlo funzionare al contrario, perciò stavolta non più ti genera energia elettrica da una rotazione, ma stavolta tramite energia elettrica in ingresso ti genera una rotazione. In un motore a flusso radiale un componente gira dentro all'altro, infatti il punto cruciale di questo motore o generatore è la sua progettazione, perché ragazzi non è un motore, cioè è un motore, tu dall'esterno vedrai un monoblocco, però internamente non è un motore, saranno quattro motori, cioè qui loro te lo spiegano e ti dicono: in un motore a flusso radiale un componente gira all'interno all'altro, immagina una piccola lattina che gira all'interno di una più grande stazionario. In un flusso assiale i componenti ruotano uno accanto all'altro. Questo perché? Perché in questo motore due parti sono radiali e due assiali. E nella normalità, delle auto elettriche, monopattini elettrici o ciò che sia, per aumentare la coppia di quel motore elettrico, che cosa bisogna fare? Bisogna alzare il livello di correnti, tensioni, e perciò di conseguenza il motore gira molto di più, più forte, più coppia, per esempio nei sorpassi. Tu sei a velocità X, vuoi sorpassare un'auto, che cosa devi fare? Devi accelerare, la batteria spinge molta più energia, l'inverter pulsa più corrente, più energia dentro il motore, e ti fa sì di aumentare il numero di giri, la coppia e ovviamente la potenza nel motore, perciò le ruote gireranno molto più veloce e potrai andare a fare il sorpasso. In generale, il modo per creare più coppia è inviare più corrente, come abbiamo già detto, o costruire un motore più grande. Perciò, se tu hai un motore X, per farlo diventare più potente puoi sovralimentarlo, o in alternativa levarlo, se ti serve più potenza e lui nello standard non ce la fa, lo devi sostituire con un altro nuovo, più grande, con caratteristiche tecniche differenti. Il motore HET è composto da quattro rotori che circondano uno statore. Un rotore centrale gira all'interno di uno statore, un secondo rotore gira fuori dallo statore, e in più ci sono due rotori aggiuntivi che si trovano nelle due estremità destra e sinistra dello statore stesso, per un totale di quattro. Sono essenzialmente, sostanzialmente, due motori radiali, come abbiamo detto, e due assiali. Questo vuol dire che sfruttando
un solo statore, loro hanno inserito più motori, ok, più elementi rotanti. Ogni elemento rotante che cosa fa? Girando genera, perciò con una sola barra, ecco, rotante, tu è come se hai quattro motori differenti in un unico corpo, in un unico motore, perciò ovviamente ti ritrovi ad avere 3-4 volte la potenza di un solo motore di quelle dimensioni. In più, come progettazione hanno cambiato, infatti utilizzano bombine rettangolari discrete inserite nei poli dello statore. E questo permette di avere il 30% in meno di rame rispetto a un motore normale, convenzionale. I motori elettrici attuali girano molto più velocemente delle ruote delle auto, ovviamente. Questo perché? Perché tutte le auto elettriche hanno un impianto di distribuzione, perciò hanno delle ruote dentate. Mettiamo il caso che il motore elettrico fa 1000 giri, ok? Tramite le ruote dentate, questo numero di giri deve essere abbassato per dare coppia, per dare forza, e può anche scendere, non so, da 1000 a 300, a 400. Tutto questo non si avrebbe più sfruttando il loro motore. Perché? Perché questo motore elettrico non funziona con alto numero di giri, ma questo funziona a basso numero di giri. Questo vuol dire che se in un'auto elettrica tu vai a montare il loro motore, tu la distribuzione, le ruote dentate che vanno ad abbassare il numero di giri non servono, perché già il motore stesso può essere connesso direttamente alla distribuzione diretta alle ruote, così da, tramite l'elettronica, da 0 a 8 giri puoi andarlo senza problemi a regolare. E in più i motori elettrici normali, per dare coppia, devono avere un alto numero di giri. Lui, come già abbiamo detto, anche a basso numero di giri spinge senza problemi, perciò così facendo si può scartare il riduttore togliendo peso nell'auto, e tutto questo ne viene, diciamo, in positivo, perché la vettura è molto più leggera e si migliora anche l'efficienza della trasmissione. Perciò l'utilizzo di questo motore può essere paragonato a un riduttore meccanico in proporzione 6 a 1, perciò il motore elettrico fa 6 giri, quello standard, la ruota fa un giro. Ok, nel caso in cui ci sia un'auto elettrica, che sia Tesla, che sia Hyundai, che ha questo rapporto, o poi dicono che può arrivare anche più elevato, un rapporto più elevato, per esempio 7 a 1, 8 a 1, 9 a 1, vuol dire che non c'è bisogno del gruppo di ruote dentate. Bassa velocità operativa del motore e anche meno componentistica elettronica, anche questo più leggero, togli peso anche sulla parte di controllo. Si riducono anche le batterie, perché ovviamente si necessita di meno energia per far spostare un'auto. Prima serviva tot voltaggi per far arrivare il motore elettrico a tot numero di giri, ora ne serve molti di meno. Perché? Perché il motore elettrico anche a meno numero di giri, perciò meno voltaggio, riesce a dare la stessa forza, la stessa coppia, e la dà diretta alle ruote. Può essere utilizzato anche come convertitore DC-DC, spesso utilizzato in auto elettriche, per esempio Tesla ce l'ha. Sono dei booster, cioè dei convertitori che ti prendono, ti faccio un esempio, 10 volt e te li aumentano a 35 volt. Questo perché? Perché in quell'attimo serve più potenza. Per avere più potenza questi boost amplificano la tensione, corrente continua, e vroom,
la mandano all'inverter che la trasforma in alternata. Però questo si ha nelle auto, diciamo, che vogliono essere potenti e prestazionali, come la Tesla Model S. Nel caso in cui parliamo della Hyundai, non utilizza i booster perché appunto non sono efficienti, consumano molta più batteria. La Hyundai Ioniq EV non utilizza i booster e li utilizzano invece anche alcune auto ibride come la Toyota, la Lexus, che quando serve l'accelerata repentina azionano il booster che, come abbiamo detto, amplifica la corrente continua. Non ci confondiamo. Afferma che HIT svolge da solo il lavoro di un convertitore boost DC-DC, combinando la coppia extra, e si può aumentare l'autonomia già solo togliendo il peso di determinati componenti in un'auto. È normale che l'autonomia ti aumenta perché il motore deve spingere meno peso. E niente, se il video ti è piaciuto, un like, commenta, fammi sapere se conoscevi questa invenzione, dimmi cosa ne pensi. Ciao e al prossimo video.